Ad aprile c'è un incontro tra i vertici della regione e quelli del ministero. Cosa chiederete per quanto riguarda la carenza del personale? Noi siamo usciti dal piano operativo finalmente e adesso, con l'uscita dal piano operativo, si sbloccano tutti i concorsi. Noi abbiamo insomma reparti importanti che vanno avanti per il pensionamento del primario da anni con il facente funzione. Il facente funzione è un incarico, diciamo, di direzione semestrale più semestrale, cioè non c'è stabilità, programmazione in un reparto che c'è il primario che dopo 6 mesi non sta, è il collega che sta a fianco. Già facendo questi concorsi risultati ne possiamo avere di importanti. Foggia, molti foggiani poi in realtà vanno fuori a curarsi, questo è uno dei problemi più grandi della sanità. Un sindaco rispetto a questo fenomeno cosa può chiedere alla ASL? Ma devo dire che questa tendenza sta diminuendo perché da dati statistici le persone che si vanno fuori sono sempre in diminuzione. È chiaro che occorre una maggiore sinergia tra il governo cittadino e le aziende sanitarie locali per fare in modo di assicurare quanto più è possibile i servizi ai cittadini. La politica può e deve fare tantissimo per la sanità. Devo dire che in quest'ultimo periodo il governo regionale ha mostrato grande interesse per la sanità a Foggia. Siamo agli albori della creazione di un vero e proprio policlinico qui a Foggia. Gli ospedali riuniti di Foggia, grazie ai finanziamenti che sono stati concessi dalla Regione, diventerà veramente un centro di eccellenza nel campo della sanità.